Piemonte. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha comunicato la composizione e le deleghe della nuova giunta regionale. Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, coordinamento ed indirizzo delle politiche del governo regionale, conferenza Stato-Regioni, rapporti con l'Unione Europea e coordinamento delle politiche comunitarie, grandi eventi, affari internazionali, emigrazione. Aldo Reschigna, vicepresidente, bilancio, patrimonio, affari legali, rapporti con il Consiglio regionale, enti locali. Francesco Balocco, trasporti, infrastrutture, opere pubbliche. Monica Cerutti, giovani, diritto allo studio universitario, cooperazione decentrata, pari opportunità, diritti civili, politiche per l'immigrazione. Giuseppina De Santis, attività produttive, industria, commercio, artigianato, imprese cooperative, innovazione, partecipate, rapporti con atenei e centri di ricerca pubblici e privati. Augusto Ferrari, politiche sociali, della famiglia e della casa. Giovanni Maria Ferraris, sport, polizia locale, personale. Giorgio Ferrero, agricoltura, caccia e pesca. Antonella Parigi, cultura, turismo, promozione. Giovanna Pentenero, istruzione, lavoro, formazione professionale. Antonio Saita, sanità, assistenza, LEA. Alberto Valmaggia, ambiente, parchi, montagna, foreste, protezione civile, urbanistica, programmazione territoriale. Il decreto di nomina degli assessori verrà firmato dal presidente Chiamparino non appena l'ufficio centrale elettorale procederà alla proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali. Nel corso della presentazione Chiamparino ha garantito che la Regione Piemonte avrà una guida solida e sicura, in linea con le grandissime aspettative che ci attendono. Sia negli assessorati, sia nella presidenza abbiamo scelto di dare un peso alle realtà esterne a Torino perché riteniamo che bisogna dare dei segnali di risposta a questa straordinaria crescita del centro-sinistra, che va consolidata. Tra i primi impegni della nuova giunta, una serie di incontri con i sindaci del Piemonte per verificare la situazione da un punto di vista istituzionale.